Amici, buona giornata, martedì, buon caffè a tutti, se di buon caffè può trattarsi. Ieri le motivazioni in un video sommariamente le abbiamo esposte, in sostanza le traduco velocemente, si tratta di un utilizzo continuativo e fraudolento del meccanismo delle cosiddette plusvalenze, le altre squadre non sono state colpite perché non avevano questa abitudine. Per cui questo è uno dei primi punti. Il principio del ne bis in idem non trova applicazione all'interno del diritto sportivo in quanto viene visto come applicazione, certo, c'è applicazione fotocopia, ma in questo contesto, nei vari gradi di giudizio, non trova applicazione perché ci sono i cosiddetti elementi nuovi. Sintetizzo, perché le motivazioni sono abbastanza precise, indiscutibilmente. Un'altra cosa che, poi lascio spazio naturalmente al suo maletto, occorre rilevare, anche alla luce di altre sentenze di Cassazione, è che il diritto sportivo è un diritto un po' sui generis, nel senso che alcuni principi del diritto penale non possono essere paragonati a questo tipo di ordinamento e nel momento in cui tu accetti di far parte di una federazione, in questo caso la Federazione Giuoco Calcio, devi per forza assoggettarti a questo tipo di giustizia. Ora si andrà al cosiddetto comitato, consiglio di garanzia, insomma. Io credo che cane non mangi cane. Il famoso articolo 4, qualcuno mi ha chiesto perché non viene normato o precisato il comportamento sleale, in sostanza. Non credo che lo faranno mai perché è una norma troppo importante che consente di una vasta applicazione, slealtà sportiva significa tutto e significa niente. Ezio, buona mattinata. Allora, buona mattinata a te Massimo, buona mattinata a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Beh, io ho sintetizzato, volevo sentire il tuo Sì, pensiero, no? naturalmente. Ok, allora innanzitutto sì, è uscito il pizzino della filibusta irrimediabilmente già collusa, al quale poi è seguita una nota della società che è brevissima, che se mi permetti leggo Prego, Massimo, prego. dove dice Juventus Football Club e il suo collegio di legali hanno letto con attenzione e analizzeranno a fondo le motivazioni pubblicate poco fa della decisione delle sezioni unite della Corte federale d'appello. Si tratta di un documento prevedibile nei contenuti alla luce della pesante decisione, ma viziato da evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punta di diritto, cui la società e i singoli si opporranno con ricorso al collegio di garanzia presso il CONI nei termini previsti. La fondatezza delle ragioni della Juventus sarà fatta valere con fermezza, pur nel rispetto dovuto alle istituzioni che lo hanno emesso. Questa è la nota della società. Le Ecco, mie Ezio, note. scusami perché rischio di essere incompleto e impreciso. La motivazione parla di comportamento reiterato e fraudolento nell'ambito proprio delle plusvalenze. Questo viene inserito all'interno della cosiddetta slealtà sportiva. Prego. Massimo, partiamo da una premessa che certi comportamenti della ex dirigenza per un club di che dovrebbe e vorrebbe, o forse una volta voleva essere di rilevanza internazionale, hanno evidenziato una imbecillità veramente Totale. insospettabile. Esatto. Detto questo disposto, a me pare che, cioè, io leggo queste cose, voglio dire, determinate cose non sono un reato, determinate cose che poi le chiamiamo plusvalenze, evidentemente, o capital gain, se vogliamo essere più eleganti, cioè, non sono un reato, ma laddove tu moltiplichi, reiteri questo tipo di adozione comportamentale, allora reato lo diventa. E dal momento che non possiamo punirlo, perché non esiste una norma che tu non hai violato,
a meno che non diventi, no, non diventi norma se tu violi una cosa che non c'è. Ricorriamo all'articolo 4 che riassume in sé un principio totalmente generico, un abito per tutte le stagioni con il Esattamente. quale puoi discrezionalmente sanzionare oppure mortificare fino in fondo, oltre il dovuto, la società che è incorsa in questo tipo di comportamenti. Mi ha fatto estremamente ridere la questione delle fatture A mano. elettroniche corrette, perché vorrei capire, dal momento che anch'io sono un professionista che emette fatture elettroniche, a parte il fatto che non sono state corrette nei valori, ma nell'oggetto. Mi ha fatto assolutamente ridere la definizione di libro nero, Di di paratici. paratici, quando stiamo parlando di un foglio A4. Mi fa ridere il fatto che le intercettazioni assurgano a valenza di prova quando prova sappiamo che non possono essere. Tutto questo detto, per carità, è stato, il tutto è stato messo in una forma certamente corposa, in qualche maniera anche apparentemente ben elaborata. Sanno da una parte, sanno certamente quello che fanno. Sì, questo Io qua. però, a prescindere da tutto, non, e a prescindere, ti dico, non la disconosco dai comportamenti superficiali ed imbecilli della ex dirigenza, è evidente che questa cosa presta il fianco a poter colpire molto più duramente di quanto si dovrebbe. E quindi, come vedrai, perlomeno per come la sospetto io, Massimo, anche il collegio di garanzia del CONI non si definirà incompetente, ma avvalendosi di una sua prerogativa, non sceglierà, non rigetterà la sentenza, non l'approverà, la rimanderà con delle note, con dei suggerimenti indietro alla procura per una rivalutazione della sanzione. Questo, ecco, questo è il mio parere. Non conosco a sufficienza la caratura del collegio difensivo della Juventus per poter esprimere, ecco, parere a riguardo. Spero che non facciano gli avvocati per Fabio. Però, quando anche fossero le divinità del diritto in carne umana, a mio avviso non potrebbero comunque, dubito fortemente che possano sovvertire questa sentenza, perché l'organismo giudicante ha deciso che la Juventus deve essere colpita in barba a qualunque norma, a qualunque codice, a qualunque diritto normato dalla giurisprudenza, fosse anche solo quella sportiva. Io credo che, guarda, concludo, Massimo, e voglio concludere sarcasticamente. Non mi sorprenderebbe se alla fine ci chiedessero di patteggiare, se vi togliamo i 15 punti, purché vi teniate allegri per altri 10 anni. Bene, allora io lo ribadisco, l'ho ribadito oggi, lo ridico, qui si tratta soltanto, io ho letto le motivazioni, 37 pagine, devo dire, indiscutibilmente scritte in linguaggio giuridico anche importante. Non mi sento di fare previsioni su quello che sarà la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che vi ricordo non giudica nel merito ma soltanto in diritto. La Juventus è stata giudicata sleale per l'uso che ha fatto delle plusvalenze. Attenzione,
La plusvalenza in realtà non è reato, è l'uso che se ne fa e questo è quanto ha detto, lo ripeto, in questo caso la Corte d'Appello federale. Non ha trovato applicazione né bis in idem perché non si tratta di fotocopie, in questo caso di procedimento, ma di elementi nuovi. Le intercettazioni sono state acquisite e giudicate come una smissione di colpevolezza. Questo è quanto ha detto. Le altre squadre non sono state prese in considerazione perché non avesse a utilizzare questo sistema per alterare i bilanci. Ora, Diciamo, scusami un attimo, sì, perché non esistevano intercettazioni per l'altra squadra? certo, io però Perché? voglio dire solo una cosa a conclusione. La Juventus con questo atteggiamento non ha danneggiato nessuno, ha mantenuto molti club. E lo sappiamo perfettamente, ma una conclusione mi sento di trarla con il comportamento di cui tu hai parlato, la Juventus a me, ahimè, ha danneggiato solo se stessa e non gli altri. E adesso ne sta pagando le conseguenze. Qualcuno avrebbe dovuto e potuto, ma magari potuto no, ma dovuto sì, dire state andando su una china pericolosa. Memori di quello che è già accaduto, fermatevi, questo non è accaduto. Scusate il gioco di parole, e la Juventus ha danneggiato solo la Juventus. Perché Iscrivetevi. purtroppo anziché sulla china sono andati sul chinè, Esattamente. dove il diritto diventa volentieri rovescio. Iscrivetevi al canale Ezio, grazie. Grazie a te Massimo, grazie per l'attenzione che ci riserverete Siamo qua, con siamo questo qua. video e in futuro a tutti un buon proseguimento di giornata. Auguro. Continuate a scriverci perché presto arriveremo a parlare anche direttamente con voi, insomma, a rispondervi direttamente. Vi auguro un buon caffè, naturalmente, e aspettiamo sviluppi a questo punto. Grazie a tutti. Buona mattinata.